Niente lezioni in presenza al liceo artistico Piero della Francesca per gli studenti disabili e con bisogni educativi speciali almeno per questa settimana. La didattica in presenza, anche in caso di zona rossa, come è classificata la provincia di Arezzo, è prevista per legge, ma non è obbligatoria. I genitori sono arrabbiati, amareggiati per questa scelta, hanno scritto una lettera al dirigente scolastico. È un diritto per i nostri ragazzi, racconta una mamma, fuori dalla scuola, per loro anche la routine di alzarsi la mattina, preparare lo zaino, relazionarsi con l'insegnante, è inclusione. Il dirigente scolastico Luciano Tagliaferri, raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione, risponde così. Non è un automatismo far venire a scuola gli studenti con disabilità, altrimenti si ritorna, come tanti anni fa, alle classi differenziali. Però io come dirigente devo aver presente tutta la scuola, quindi io ho 60 classi che tutte hanno bisogno almeno un giorno, due, tre la settimana di fare rientri per i laboratori. 60 studenti con disabilità, 230 PES, tra PES e PSA. Questo vuol dire che almeno una settimana di tempo per fare un piano probabilmente ci vuole. E mi confrontavo prima anche con dei colleghi. Probabilmente non so se riusciremo a far rientrare tutti questi ragazzi, perché vorrebbe dire far rientrare tutti i giorni il 50, 60, 70% dei nostri studenti. Ecco, Ecco, io comunque credo che. è una sua scelta, perché come lei sa, ovviamente sarebbe previsto per legge, non c'è l'obbligatorietà, però è una sua scelta questo prendere tempo per organizzare meglio. Allora, guardi, lo ridico, No, no, ho l'ho capita. 60 diversamente abili, 230 PES, e vorrebbe dire che io avrei dovuto far rientrare in presenza più o meno tutti gli studenti e più o meno. Cioè, il piano è molto semplice: mantenere lo stesso orario, perché il liceo artistico e il liceo coreutico hanno attività laboratoriali tutti i giorni. Applicando alla lettera il DPCM, io non dovevo interrompere le attività didattiche, cosa che non posso fare perché non posso far venire a scuola 1150 studenti. Comunque, tanto questo, se non ho Capito? capito male, lo stabilirete in questo tavolo prefettizio. No, io comunicherò i miei numeri, mi autorizzeranno o meno. Del caso è stato interessato anche il garante della disabilità del comune di Arezzo, Faustina Bertollo, che a sua volta ha scritto al dirigente scolastico, al provveditore e al sindaco di Arezzo. Nella lettera si chiede al preside di impiegare tutte le risorse affinché si possa applicare la legge e tutelare i diritti di questi ragazzi, così come prevede il DPCM.